il tema della valutazione della performance è un tema molto composito che riguarda tutte le amministrazioni pubbliche, riguarda tutte le attività delle amministrazioni pubbliche, dalla performance organizzativa, che quindi con cui si dovrebbe dar conto di tutte le azioni e dei risultati principali dell'ente, alla performance individuale in cui si misura il contributo dei soggetti al processo di valorizzazione delle attività dell'amministrazione. E proprio sotto questo punto di vista, diciamo, noi cerchiamo di aiutare le amministrazioni a affrontare le maggiori difficoltà che loro sentono di avere rispetto ad un processo così articolato e composito. Per cui il progetto riformativo si pone in maniera diciamo propositiva rispetto a determinati strumenti che le diverse amministrazioni chiedono relativamente alle proprie criticità. Riguarda modalità di misurazione della performance organizzativa, come aspetti specifici di innovazione del sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni, o ancora come è possibile coinvolgere i cittadini nel processo di misurazione della performance. Argomenti che sono molto delicati, perché ovviamente comportano anche un grosso impegno da parte delle amministrazioni, e come tale bisogna trovare insieme alle amministrazioni le soluzioni efficaci ma anche semplici, che quindi le aiutano veramente poi a portare a casa dei risultati. Cerchiamo di definire di proporre delle soluzioni ai problemi specifici che pongono le amministrazioni, soluzioni che non sono mai univoche, ma sono dei suggerimenti, e cerchiamo di dare dei suggerimenti che poi l'amministrazione può personalizzare e contestualizzare, perché ovviamente su questa tematica, come su tante altre, non esistono soluzioni giuste e sbagliate, ma esistono dei percorsi che devono essere effettuati dalle amministrazioni anche a partire dalla situazione in cui loro stanno. L'importante è il miglioramento della performance e del processo di misurazione.